discorso storico che ha fatto José sulla situazione della PAC è molto significativo per mettere in evidenza quanto questa situazione sia arrivata a un punto di insostenibilità. Se vogliamo usare una metafora, non si tratta di fare una nuova PAC rispetto a una vecchia PAC ammalata. Qui si tratta di cambiare tutto, ma proprio tutto, nel senso che la situazione ha raggiunto livelli di disastro economico, morale, culturale, politico, che non è mai avvenuto nella storia d'Europa e in particolare anche della nostra Italia. I dati che citava prima del 27% di contadini francesi che vivono sotto la soglia di sussistenza, penso che è il quadro che noi in Italia abbiamo sotto in questo momento. Migliaia di aziende che chiudono i battenti nella più totale disinteresse della politica. Ecco che la situazione è un po' questa. Praticamente questa politica agricola comunitaria ha sposato un concetto liberista che non è più sostenibile, e il cambiamento deve essere nel profondo, nel modo di intendere da un lato l'agricoltura attraverso una visione olistica, direi, più complessa. Questo non è avvenuto perché anche nella PAC, sin dalla sua origine, il ragionamento, pur essendo la prima forma di politica integrata a livello europeo, era un approccio di tipo settoriale. Si parla di agricoltura come si parla di siderurgia, tessile e altre questioni. Ecco, questo è già un approccio che non è storicamente e culturalmente sostenibile per l'agricoltura, perché l'agricoltura come sua essenza ha una visione olistica. Attorno all'agricoltura, giustamente dicevi, c'è il paesaggio, ci sono le comunità, le storie dei nostri prodotti, e non solo, c'è un approccio che è molto complesso. È evidente che se l'approccio è semplicemente quello di un qualsiasi comparto economico, è stata a un certo punto terra di conquista di un concetto industriale produttivistico. Questo concetto industriale produttivistico ha ucciso in maniera definitiva quel poco che restava in piedi. Ecco allora che se vogliamo ripartire, a me pare che lo sforzo che è stato fatto da Bruxelles, devo dire anche grazie a questo nuovo commissario europeo, perché quello precedente totalmente insensibile su queste questioni, è un approccio condivisibile, ma non è sufficiente dal punto di vista culturale. Cosa voglio dire? Voglio dire che due questioni sono all'ordine del giorno a livello mondiale, non solo europeo. La prima è proprio questo approccio olistico dell'agricoltura. Se non c'è questo approccio, non è possibile sollecitare l'interesse della comunità più in generale. Perché? Perché oggi le battaglie agricole, se devono essere fatte, o prendono questa dimensione o altrimenti sono perse in partenza. Se sono battaglie sindacali del movimento contadino e non sono invece battaglie di una società civile che su questo fronte incomincia a capire fino in fondo la completa integrazione tra agricoltura, alimentazione, salute, benessere, paesaggio, una visione, ripeto,
molto più ampia, noi non riusciamo a cambiare questo stato di cose. La seconda questione è riaffermare la sovranità alimentare, vale a dire che ogni popolo, ogni realtà, ogni comunità ha il diritto di scegliere quali sono le piante da seminare, da coltivare, l'alimentazione che sceglie di avere, e nello stesso tempo tutto questo non essere, come dire, imposto da interessi esterni che spesso e volentieri invece a Bruxelles sono stati molto più forti e molto più potenti che non quelli della comunità delle persone. Vorrei dire interessi dei multinazionali proprietari dell'OGM, multinazionali proprietari delle sementi. Ecco, questa pressione costante che il Parlamento, la Commissione ha subito è anche alla base di questo sconquasso. Ma quando diciamo visione olistica e sovranità alimentare, non parliamo di una questione europea, qui parliamo di una questione mondiale. E oggi lo scenario è senza dubbio uno scenario mondiale. L'esperienza di Terra Madre ci ha insegnato che, di Terra Madre, ma dico anche dei movimenti che su questo fronte, principalmente partendo dalle questioni agricole, hanno ormai una dimensione planetaria, ci insegna che questo tipo di logica è una logica epocale, è veramente una nuova politica, una nuova economia, una nuova filosofia.